No, appunto abbiamo fatto un'analisi complessiva a livello di Ateneo sull'offerta formativa, sì. Perché questo era nel mio mandato, se leggete il mio programma elettorale c'era scritto che insomma, nel corso degli anni si sarebbe dovuto in un qualche modo procedere a una specializzazione, caratterizzazione e creazione di massa critica su tutto, sugli aspetti di ricerca, sugli aspetti di formazione, sugli aspetti di trasferimento tecnologico e così via. E questo si è fatto. In un anno c'è stato un tavolo di lavoro all'interno dell'Ateneo che ha guardato tutti i corsi di laurea, ha guardato quanti studenti ci stanno, quanti docenti ci stanno dentro, quanto ci costano queste cose. E quindi abbiamo ritenuto opportuno procedere a una razionalizzazione dei corsi per svilupparne altri, attivarne altri, dove si sarebbe creato un numero di docenti importante, 15-20 persone. Ecco, allora sul Piceno le uniche variazioni che abbiamo fatto al momento sono disattivazione del corso di laurea in informatica industriale e la laurea specialistica in disegno industriale, per attivarne un altro, uno su computational design. Computational design significa formare laureati professionisti che sono dei designer, quindi usano la creatività propria di un designer, però in un qualche modo che cosa fa? Due cose fa essenzialmente: da una parte l'uso pesante di tecnologie avanzate dell'ICT per progettare un oggetto, questo un po' lo fanno però con strumenti tradizionali, invece noi abbiamo in mente di usarne avanzati. Due, impara a progettare l'artefatto, l'oggetto, ma anche il paesaggio con strumenti innovativi. In particolare adesso qualunque dispositivo che noi conosciamo, anche questo che lei ha in mano, ha degli strumenti ICT dentro che noi non vediamo, ma che memorizzano intelligenza. Ecco, nel fare questo, si chiamano smart object in gergo, ecco, questa è una cosa che è molto innovativa nel panorama nazionale, che però sta prendendo piede dappertutto a livello regionale. Quando si parla di domotica, di ambient assisted living, abbiamo risposto a dei bandi importantissimi. E faranno anche prototipazione rapida. Esattamente, queste cosettine qua. Per progettare questi oggetti non sono ad oggi, come dire, qualcuno c'è ovviamente preparato, ma ci sono delle metodologie che devono essere sviluppate, che non sono proprie né dei designer tradizionali né di chi fa informatica tradizionale, e invece questi dispositivi stanno ovunque, e quindi un corso di laurea in questo senso altamente innovativo. Siamo qui ad Ascoli. Sì, qui ad Ascoli. Da adesso, da ottobre, da 2013-2014. È un corso triennale? È un corso di laurea magistrale, perché lo vogliamo da una parte affiancare al corso triennale in disegno industriale dell'ambiente, quindi si fa o disegno industriale e poi si accede a computational design, ma questo è anche per i ragazzi che stanno studiando informatica, che ancora sono gli studi qui, e anche la possibilità di fare la specialistica qui ad Ascoli Piceno, quindi come dire si possono incanalare anche i ragazzi di informatica. Poi c'è stata un'altra, ci si era aperta un'altra possibilità molto interessante su tecnologie e restauro dei beni culturali, per un corso di laurea unico a livello regionale fatto con l'Università di Urbino, e anche c'era un interesse da parte di quello di Macerata. Non siamo riusciti a portare a fondo questa situazione, ci riproveremo adesso nei prossimi giorni, comunque per il momento, per il prossimo anno procederemo con la laurea che abbiamo già, quella triennale, quindi nessuna modifica, come vedete, architettura è quella che era, è quella che è. D'altra parte un cambiamento dovuto ad un'indagine di mercato sostanzialmente, sì.
nel settore del design. Sì, è computazionale, nel senso che queste sono figure che a noi vengono molto chieste e noi così specializziamo da una parte l'offerta formativa verso il mondo del lavoro, va bene? E dall'altra appunto diamo delle prospettive nuove che caratterizzano il nostro territorio. Il nostro territorio deve imparare a territorio nazionale, quello marchigiano sì, ma quello marchigiano, ecco, sta andando verso la domotica, l'ambient assisted living, no? L'automazione, insomma sono tutti temi che abbiamo discusso anche oggi. È molto importante procedere, l'Europa ci chiede questo, va bene, perché i territori devono impararsi a farsi riconoscere per quello che sono, no? Non possiamo più come tanto tempo fa tutti fare tutto. Ci dobbiamo specializzare. Per specializzare però, per essere visibili, per fare delle cose importanti, bisogna che dietro ci mettiamo la qualità. Senta, alta qualità, e la qualità si fa con le persone, con tante persone. Flavio Corradini da solo non è un informatico. Va bene. Lei parlava prima di richieste, no? Di queste figure specifiche, ci può fare un esempio? Guardate, l'esempio è in tutti i settori, l'ambito industriale, in tutti i prodotti, appunto, sui cellulari, sui microscopi, dappertutto, insomma, sulle lavatrici, lavastoviglie, ci sono dispositivi intelligenti che parlano tra loro, va bene, e questi vanno progettati in maniera integrata, va bene. Ecco, adesso si parla di ambient assisted living in Regione Marche, mi fa piacere ricordarlo. Gli ambienti sono controllati da sensori, attuatori che controllano. Oggi la tecnologia controlla qualunque cosa di noi, la temperatura, la luce, l'umidità, il gas, l'ossigeno, controlla il nostro lavoro, nelle auto, negli aerei, ci sono dispositivi ovunque, quindi è come dire, vanno studiate con estrema cura e va usata per questo la creatività propria dei designer. Io sono molto affascinato, insomma, dal loro modo di lavorare, l'architetto e il designer, insomma, hanno grande fantasia e per questo noi vorremmo affiancare, come dire, questa componente più tecnologica con dei nostri docenti che fanno puramente ICT e che, come dire, fanno integrazione di dispositivi smart dentro gli oggetti. Qualunque, guardatevi intorno, insomma, la nostra vita ormai è così la Regione Marche ha deciso di prendere questa strada e noi, come dire, a una richiesta così importante non possiamo tirarci dietro.